Ora, se c'è qualche cosa in questo momento, vorrei raccontare, anzi approfitto della presenza del grande oratore Silvestri per raccontare quello che sta per accadere. Daniele, vuoi raccontarcelo? Volentieri. Tocca a noi, un onore in realtà, certo. Non so se lo meritiamo, ma lo meritiamo solo per anzianità di servizio, credo. Adesso, senza farla lunga, questo è stato un anno ovviamente difficilissimo, i mesi che ci aspettano forse lo saranno altrettanto, ma almeno stiamo ripartendo. Però in questo anno già difficilissimo ci sono stati altri dolori, che sono quelli normali ma mai accettabili, mai facili da accettare. Tra i tanti dolori uno ci ha visti stretti, perché era qualcosa che ci apparteneva, qualcuno che ci apparteneva. Tra i tanti che ci hanno lasciato quest'anno c'è anche Enriquez e la banda Bardè. Siccome primo maggio credo che fosse casa della banda Bardot e di Enriquez in particolare, come per pochi si può dire, un'infinità i primi maggi bagnati dalla loro forza, dalla loro energia e dalla poesia, dall'umanità di quell'uomo. E allora abbiamo deciso che un omaggio andava fatto, ci è stato chiesto di farlo, lo facciamo molto volentieri, ci facciamo aiutare da qualcuno che può farlo ancora meglio di noi. Intanto chiederei a Finaz se vuol salire su questo palco, visto Finaz, che parliamo di roba sua. Chitarra, anima, autore della banda Bardot e amico di sempre, come lo era Enriquez. È un fratello che si aggiunge a noi sul palco, ma siamo noi ospiti suoi in questo momento. Non basta però Finaz, visto che va in giro con un signore attempato che è altrettanto vicino a Enriquez e alla banda lo è stato, anche per ragioni geografiche, ma soprattutto di affetto. Certo. Una mano ce la dà anche Piero Pelù. Allora, tanto che ci prepariamo, tu ciao, Finaz, prova un po' a capire se ti suona. Ciao, ciao Piero, benvenuto. Allora. Prepariamo sto saltarello in la minore e poi vediamo quando durare. Rimane lì, non si rimane lì. Stare chiuso tra quattro mura, ho premura di vivere, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Ritmo e vitalità. Attenzione amico mio, concentrazione, viva Dio, la posta in gioco, sai com'è da poco e quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti, non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura, ti rilasso, tiri la figura. Concentrazione, ritmo e vitalità, attenzione,
la tentazione, il muore di talità. Grazie Max, Daniele, Magic Mystery, primo maggio.